Buona mattinata a tutti, buon sabato Ezio, buon sabato anche a te, qualche ora e si va in campo con il Sassuolo, andiamo a Sassuolo, ciao Ezio. Innanzitutto, ciao Massimo, Ciao. buon sabato, buon fine settimana a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Sì, andiamo ad affrontare il Sassuolo fra qualche ora per tenere il passo non solo dell'Inter, che domani affronterà un disgraziatissimo Empoli, riaffidato alle mani di Andrea Zoli e sottratto a quelle di Zanetti, ma anche per tenere il passo del sorprendente Lecce, Sì. Massimo, squadra che mi è simpatica perché tra l'altro è la più giovane del campionato e quella che ha il monte ingaggi più basso. Dobbiamo scavalcarla in classifica perché poi, attenzione, martedì avremo il confronto diretto contro Lecce. Beh, è una sorpresa senz'altro, vediamo un attimo, proprio per chiederti un'opinione su una squadra che a noi è molto simpatica perché si moltiplicano voci sul suo eventuale acquisto, ma la facciamo tra poco. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la ipotetica formazione. Non possiamo anticipare nulla, anche perché non sappiamo, però probabilmente il consueto 3-5-2 con Szczęsny in porta, poi Gatti, ancora Bremer, Danilo. Danilo, esattamente, poi vediamo ancora McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, beh, insomma, niente, Kostic, Vlahovic e Chiesa. Questa è l'ipotesi tracciata da vari giornali, insomma, nulla di nuovo, no? Mi pare di capire. Nulla di nuovo, sarebbe la stessa dopo 100, credo, 14 formazioni tutte diverse. Per la prima volta in 2 anni e qualche mese verrebbe riproposta la stessa formazione della partita precedente, anche se io non darei così scontato che dall'inizio parta Miretti. Secondo me questa volta potrebbe partire Fagioli, così come non sono sicurissimo della presenza di Kostic sulla fascia sinistra. A prescindere da questo, mi pare che l'imperativo, a dispetto di quello che il pannolone d'oro ha raccontato in conferenza stampa, l'imperativo è andare a Sassuolo, affrontare il Sassuolo e vincere. Non, non ci Eh beh, sono, sembra minimo, no? non, non possono esserci mezze misure, per quanto vero che il Sassuolo è fermo a 3 punti dopo 4 giornate, vero che viene da una sconfitta ultracocente perché nel turno scorso, pur in vantaggio di 2 gol, è stato rimontato e seppellito dal Frosinone. Vero soprattutto per chi ritiene che la tradizione Massimo abbia un peso. Sappiamo perfettamente che quel campo non è particolarmente amico del nostro Barrito, no? Sì. Perché quel campo gli costò la panchina del Milan. Su quel campo, alla guida di JJ, ha perso 2 volte, una al secondo anno di Juve con quel famoso gol di Sansone, e poi da lì partì una clamorosa rimonta appena la squadra ha preso in mano la situazione, e poi l'ultima il 16 gennaio scorso. Inoltre il Sassuolo annovera tra le proprie file il mancato sposo Berardi, mancato Esatto. da tantissimi anni, che pur secondo me impropriamente alcuni Continuano. continuano a dare come probabile bianconero nel mercato di gennaio, e io spero proprio di no, Massimo. Sì, molti lo danno, continuano a pensare che questo matrimonio s'abbia da fare a gennaio, io credo. Insomma, mettiamo un punto su questa situazione, poi non c'è naturalmente fine alla novità dietro l'angolo. Diciamo che i bookmaker danno la Juventus come favorita, viste le prestazioni recenti, per cui è
È una sfida assolutamente da vincere, come hai detto tu. Però volevo un tuo commento. Intanto parliamo sempre del mondo arabo e di quello che sta accadendo. Ecco, queste le quote dei bookmaker relative alla Juventus. E sembra proprio che i prescritti, li chiamo volutamente così, siano in vendita, che sia arrivata un'offerta vera. In questo caso sta pian piano prendendo forma quella che è l'ipotesi della banca d'affari Rain Group, che è naturalmente legata ai sauditi, quindi si va avanti con questa invasione araba che può anche preoccupare non tanto per l'Inter, ma lo sappiamo che hanno molti soldi e quindi potrebbero davvero creare opportunità finanziarie importanti. L'offerta a Zang, il club nerazzurro valutato più del Milan. Vedremo quello che accade alla Juve, Ezio. E vedremo, sì, perché onestamente quello che accade di quello che accade Poco all'Inter importa, però, voglio dire. poco cale, anzi, per essere Sì. precisi. Per quanto è vero che se insomma questa irruzione saudita avverrà anche in territorio italiano, conoscendo Sì. perfettamente le loro potenzialità economiche, insomma, per la concorrenza diventerebbe arduo Esatto. mantenere il passo. Che poi, tra l'altro, a proposito di loro, a me risulta che Zhang non sia così tanto dell'idea, per quanto seppellito da debiti rincorso dai tribunali di mezzo mondo, Esattamente. ecco, non mi sembra che abbia molta voglia di cedere, anche se ormai cioè, soldi della società non ne sta più mettendo e gli grava sul tappeto un debito da circa 400 milioni da estinguere a maggio, soldi che non ha e che dovrebbe rifinanziare, per cui è chiaro che una società in quelle condizioni, laddove trovasse davvero un potenziale facoltoso acquirente, ma non dovrebbe pensarci un attimo. In chiave nostra, l'avvento, ma ne abbiamo parlato in un video Sì, precedente, assolutamente. ecco, non è escluso anche da parte nostra l'ingresso di un socio estremamente munifico, che poi sia arabo o americano, questo è ancora tutto da stabilire, e ti dirò che l'ago della bilancia sarà indirizzato massimo in funzione della decisione della Corte di Giustizia europea, perché se il monopolio UEFA verrà dichiarato inaccettabile, io credo ad un ingresso a stelle strisce. Ecco, se invece, ma non lo penso proprio, lo status quo del governo del calcio dovesse mantenersi, di come è gestito il calcio, dovesse mantenersi inalterato, ecco, allora non mi sorprenderebbe se anche JJ consegnasse parte del suo pacchetto azionario in mani arabe. Però questo lo scopriremo solo vivendo, e comunque Esatto. io credo certamente entro l'anno. Bene, allora noi questa sera ci vedremo prima, no, non prima, insomma, questo è un pre, poi durante intervallo fra Empoli-Juventus, ci vedremo. Solo So, Juventus, perché vado, sai, ce l'ho con questo Empoli, non so è da perché. ieri che ce l'hai Esatto, con ce l'ho, l'Empoli. Sassuolo, esattamente, ci ho anche pensato un attimo. Sassuolo-Juventus, poi ci vedremo dopo per una breve live come abbiamo fatto la volta scorsa, per analizzare la partita, ma sentire anche quelli che sono i vostri commenti, e poi troverete naturalmente in rete altre cose che riguardano sempre il match. Grazie Ezio, iscrivetevi al canale, ci sentiamo e ci vediamo più tardi. Grazie a te, ma devo averti veramente entusiasmato la partita con l'Empoli, per Sì, averla così cristallizzata. esattamente. Attenzione, attenzione, perché il facente funzioni dice, si è Sì. permesso di dire, che l'eccessivo entusiasmo No, toglie energie, l'ho e io sentito sarei. ieri, e allora io sarò più mesto, allora ci vediamo più tardi. Ma guarda,
io ho sempre creduto, anzi ho sempre sperimentato che nei momenti di maggiore entusiasmo diventi instancabile. Comunque ovviamente nessuno di noi è l'unto di Opalla, per cui magari avrà ragione lui. Comunque Massimo, noi ci vediamo più tardi così come con tutti gli altri amici. Per il momento un buon proseguimento di mattinata e come sempre a Ughe. Ci vediamo dopo.